Sapete che esiste una religione basata su Dragon Ball? Si tratta del Gokuismo, ma anche un secondo nome, ovvero Chiesa di Goku. Nella realtà dei fatti non si sa dove è nata, però si pensa dalla Spagna ed il Messico, essendo i due paesi dove viene più praticata. Ed è stata collegata molte volte al cristianesimo, paragonando Gesù Cristo a Goku. Ma prima di parlarne, vi voglio ricordare di iscrivervi e di lasciare un like al video. Vi ringrazio dal profondo del cuore per il supporto che mi date, ma ora parliamo di questa religione. Quando voi pensate a Goku, ma in generale al mondo di Dragon Ball, sicuramente vi verranno in mente i combattimenti, le fantastiche trasformazioni, i personaggi tuttora iconici. Ora passiamo al cristianesimo e penso che una delle cose che più potranno pensare riguarda la carità di Gesù e il suo sacrificio. Bene, ora vi voglio leggere un versetto della Bibbia che è stato preso da queste persone come esempio per il goguismo. L'evangelista Luca scrisse: "Allora vedremo il figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria grande." Forse avete capito a cosa mi stia riferendo, ovvero a Goku che sulla nuvola Kinton va a salvare i suoi compagni con la sua grande forza. Praticamente questo capitolo 21, versetto 27, secondo questa religione non si riferiva a Gesù, visto che Luca non specifica chi sia questo messia che scende dal cielo. Quindi giustificano il tutto col fatto che sia Goku. Ora prendiamoci una pausa e ridiamoci sopra, perché sicuramente sarà l'unico paragone che si potrà fare tra cristianesimo e Dragon Ball, giusto? Mi sa proprio di no, ma prima di tutto voglio leggervi delle frasi usate su un sito che l'ha presa da molte pagine Facebook spagnolo ormai rimosse, che parlavano proprio del goguismo, ma ora leggiamole assieme. La pagina si chiamava "Perché è morto per noi, si è risollevato per salvarci, ti amiamo Goku", e si potevano trovare pelle come "Nel nome del padre, del figlio e dello spirito Saiyan", oppure "Goku al di sopra di ogni cosa, Gohan è seduto alla testa del padre, attraverso l'opera di Vegeta è riuscito a parlare ai profeti", ma anche "Credi che Goku sia l'onnipotente figlio di Bardock? Credi che Goku abbia un livello di potenza superiore a 9000? Credi che Goku sia morto allenato con il Rekkaio e risorto? Credi che Goku abbia sconfitto Freezer e ha dato a Gohan la motivazione per sconfiggere Cell? Credi che daresti a Goku la tua energia se mai facesse un'altra Genkidama?" Dopo queste pelle potrei aprire una piccola discussione sul fatto che questa religione è una specie di fratello, ovvero il jedismo. Metto le mani avanti perché non ho mai guardato in vita mia Star Wars, ma da quello che posso leggere effettivamente delle somiglianze. Entrambe nate dai fan della serie, in entrambe si prendono scelte di vita basate su queste famosissime serie, ed entrambe cercano di distaccarsi dalle classiche religioni. L'unica differenza che si può trovare riguarda il fatto che il goguismo non viene riconosciuto come una religione ufficiale, mentre i fan di Star Wars hanno avuto la fortuna di averlo ufficialmente in alcuni paesi. Entrambe possono avere il loro perché, ma ora voglio ritornare a parlare del cristianesimo. Iniziamo a fare il paragone tra Gesù e Goku. Entrambi sono stati inviati dal cielo sulla terra, dove sono cresciuti in mezzo agli esseri umani e gli hanno aiutati. Se ci pensate, Gesù parlava di come non si dovesse odiare il prossimo, ed anche Goku nei suoi momenti più furiosi ha sempre perdonato il nemico. Pensiamo al suo combattimento contro Freezer. Lui aveva ucciso il suo migliore amico Krillin, ma gli ha dato in ogni caso dell'energia per scappare dal pianeta Namek che stava per esplodere. Infine voglio citare una canzone che forse qualcuno conoscerà, ovvero questa. "E sono tornato in vita io, più volte di Gesù!" Esatto, Gesù è morto solo una volta, mentre Goku è morto e risuscitato più volte di lui. Bisogna anche specificare che il nostro caro eroe ha salvato la Terra tantissime volte e per giunta poteva prendere il posto di Dio alla fine del 23° torneo Tenkaichi. Quindi poteva superare il ruolo di Gesù per passare a quello di suo padre. Diciamoci la verità, quanti di voi hanno sacrificato una povera moneta in difesa da un euro per il cristianesimo? Non penso che siate molti, ora ditemi, in quanti siete davvero alzato le mani al cielo per dare l'energia a Goku? Allora penso proprio che loro non sono tanto intorto a pensare che questa religione possa esistere veramente. Scherzi a parte, volevo fare un video diverso rispetto al solito, e nel corso degli anni ho sempre visto molte persone, soprattutto su TikTok, allenarsi basandosi sugli animo, direttamente sulla potenza di Goku. Oppure il semplice fatto che esistano dei fan così ossessionati da questa serie da volerne una religione tutta sua, e sono riusciti a scavare nel cristianesimo prendendo qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Allontano sempre riso in maniera positiva tutto questo perché era veramente divertente, e col fatto che alcuni la professano sul serio mi fa pensare. Non sarebbe male parlare con una di queste persone per capire nell'effettivo se ci sono dei dettagli che possono essermi sfuggiti, ma dubito succederà mai. E allora, tanto che volevo fare un video sul goguismo, ne sono davvero soddisfatto, ma la tocca a voi. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa religione. E alla prossima!